Con decreto assessoriale sono state ripartite le somme del Fondo Sanitario Regionale per il 2017 pari a 19 milioni 730 mila euro già accantonate. In particolare 8 milioni 411 mila euro sono destinate al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale e 11 milioni di euro per le aree di emergenza e pronto soccorso, frutto dei risparmi accertati nella precedente legislatura della Commissione Bilancio dell'ARS. A Siracusa, in base alla popolazione e ai vari coefficienti di suddivisione delle risorse fra le province, avrebbero dovuto essere destinati non meno di 1,5 milioni di euro, ma invece avremo solo le briciole, ovvero 239 mila euro. È giusto, ha commentato l'ex deputato regionale Vinciullo, che il governo della regione continua a mortificare la nostra provincia. Perché questo atteggiamento vessatorio e discriminatorio nei confronti del territorio? Nella sanità siracusana, ricorda Vinciullo, oltre alla presenza di qualche galoppino nei vari uffici dell'ASP, ad oggi non abbiamo visto ancora nulla se non parole.